Ma se gli alieni ci invadessero, come avverrebbe l'attacco e quante possibilità abbiamo di sopravvivenza? Parte 1. Alcuni scienziati militari hanno realizzato un war game per stabilire come potrebbe avvenire l'attacco di una razza aliena aggressiva. Fase 1. L'avvicinamento. Inizialmente gli alieni verrebbero avvistati dal NORAD. L'indizio che si tratta di astronavi è che nell'avvicinamento alla Terra inizierebbero a rallentare. Fase 2. Distruggere le comunicazioni. Gli alieni distruggerebbero la rete satellitare, rendendo cieche le comunicazioni militari e parte di quelle civili. What the fuck? Fase 3. Il posizionamento. Come nei migliori film, si posizionerebbero sulle principali capitali mondiali, sferrando un attacco simultaneo. L'obiettivo è distruggere la rete elettrica, le comunicazioni terrestri e gettare la popolazione dell'intero pianeta nel caos più totale. Le perdite ammonterebbero a circa 2 miliardi di persone. Ma noi non ci arrendiamo. E fase 4, il contrattacco terrestre. Dalle basi militari americane e russe partirebbero una valangata di caccia militari e droni senza pilota in grado di individuare la minaccia aliena in pochissimo tempo. Il problema è che quelli sono super tecnologicamente avanzati, voglio dire, hanno viaggiato nello spazio per arrivare fin da noi, insomma, sono alieni, dai. Quindi ogni sforzo è vano e le perdite delle forze aeree ammonterebbero a circa l'80%. A questo punto, secondo la simulazione, sembra che per il genere umano non ci siano tante possibilità. Oppure, all'ultimo minuto, potremmo avere un asso nella manica? Seguimi se vuoi scoprire nella parte 2 del video come sopravvivere al prossimo attacco alieno.